Maria De Filippi, a quanto ammonta il patrimonio della conduttrice? Maria De Filippi è una delle conduttrici più note e di maggior successo. Appartengono a lei quasi tutti i programmi di punta di Mediaset, e sono tanti i telespettatori che raccoglie davanti allo schermo, con trasmissioni come Uomini e Donne, C'è posta per te o Amici. Occasionalmente capita di vederla anche nelle vesti di ospite in Rai, ed in passato è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo, nonostante abbia detto di non voler ripetere questa esperienza. Alla luce di tutto questo, quindi, si può dire che Maria sia una delle conduttrici più note della televisione. Questo significa che i suoi guadagni sono particolarmente elevati. A parte questo, la De Filippi è conosciuta anche per essere la moglie di Maurizio Costanzo, anche lui noto personaggio pubblico. Per capire l'esatto ammontare del patrimonio di Maria, è necessario partire sapendo che la Fascino è di sua proprietà. È una società di produzione televisiva che la De Filippi ha fondato, insieme a Maurizio Costanzo e che produce gran parte dei suoi programmi. Molti dei suoi introiti provengono proprio da questa società. Sebbene non si possa sapere con certezza quale sia stato il guadagno, è trapelato che soltanto nel 2020 la società ha fatturato 65 milioni di euro. Al netto di tutto, questo è denaro in più che entra nelle tasche della conduttrice e che prescinde dal suo guadagno personale per la conduzione delle sue trasmissioni televisive. Per quanto riguarda la sua società di produzione Fascino, ovviamente ci sono anche degli oneri e non soltanto dei guadagni. La conduttrice ha infatti dovuto stanziare, nell'anno del 2020, che è stato sicuramente complesso sotto molti punti di vista, una somma pari a 13,5 milioni per pagare il personale autonomo. 9 milioni, invece, sono stati spesi dalla Fascino per il personale dipendente. Altre spese importanti vengono sostenute invece per le scenografie, per i diritti d'autore e d'immagine. Al di là di tutte queste spese, comunque, Maria De Filippi ottiene dei guadagni significativi per la sua immagine e per quanto riguarda la collaborazione costante con Mediaset. Infatti, ovviamente, per il suo ruolo di conduttrice, Maria ha dei guadagni abbastanza importanti. Secondo quanto è stato calcolato, unendo le varie fonti e le indiscrezioni sui suoi introiti, è emerso che la De Filippi avrebbe dei guadagni stimati pari a 10 milioni di euro ogni anno. Una cifra di tutto rispetto, che potrebbe essere anche più alta di così. Il suo patrimonio totale non è noto, anche perché Maria non ha mai parlato dell'argomento e non ha risposto alle voci in merito. Considerando però l'alta somma di guadagni annuale, è probabile che il suo patrimonio si attesti a diverse decine di milioni di euro. La De Filippi non ha mai nascosto la sua vita agiata, ma non ha mai nemmeno fatto eccessivo sfoggio del lusso. Inoltre non ha mai voluto parlare nelle interviste dei suoi guadagni o delle sue ricchezze. A tutto questo bisogna anche aggiungere il patrimonio di Maurizio Costanzo, marito di Maria. Anche quest'ultimo continua a lavorare per Mediaset con il suo programma, dirige la Fascino con lei ed ha sicuramente degli introiti che vanno ad aggiungersi alla somma. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate che i guadagni di Maria De Filippi fossero così alti e lei vi piace come conduttrice? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.